Quindi Fabio, cosa devo fare? Anch'io voglio un piano B, perché secondo me avere un piano B mi porta realmente a stare più tranquillo, mi porta ad avere un'alternativa, perché magari andrà tutto male. Anch'io avevo un piano B. Il piano B era semplicemente tornare da dove ero venuto, tornare al passato. E quel momento me lo ricordo come fosse ieri, un momento in cui pensi di non valere abbastanza, il momento in cui pensi di ma forse questa cosa non è adatta per me, forse non sono adatto per avere un successo importante in questa vita. E a quel punto ti ritiri, ti nascondi, cerchi di sminuirti, cerchi di dire ma sì, forse avevano ragione quelle persone attorno a me a dirmi che dovevo lasciar perdere. E a quel punto lasci perdere veramente. E il momento in cui lasci perdere per sempre sei un fallito. E questo non voglio che accada a te. Io ti dico, brucia quel maledetto piano B. Nell'ultimo evento ho fatto strappare il piano B a 430 persone in sala. E in quel momento in cui si sentivano il rumore dei fogli che venivano strappati, è stato un momento estremamente emozionante, un momento in cui la negatività è stata spazzata via, è stata disintegrata da un'azione comune del dire questa volta io vado fino in fondo, non mi importa la sofferenza che porto avanti, non mi importa quello che succederà, quello che mi importa è che è arrivato il momento di prendermi la mia rivincita. Quindi adesso prendi un foglio, scrivi il tuo piano B, leggilo ad alta voce come hanno fatto queste 430 persone in quella sala, strappalo e buttalo per terra. Voglio che tu lo guardi distrutto sotto i tuoi piedi. E che non ci pensi più, perché da oggi in poi importa solo il tuo piano A. Vai là fuori e vattelo a prendere.